L'impianto di compostaggio a biogas a Maserota di Santa Giustina, all'interno di un'installazione preesistente per il trattamento dei rifiuti solidi urbani, è operativo, unico in Italia. A sfruttare la tecnologia ad asse orizzontale, che garantisce una maggiore efficienza, il biodigestore tratterà ogni anno circa 18.000 tonnellate di rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata, producendo bioenergia. Se il materiale è di media qualità, un 17-18.000 tonnellate sono sufficienti per arrivare al massimo della produzione di gas. Ci sono delle cadute, in certe stagioni ce ne sono meno, e porteremo dentro dell'umido da industrie bellunesi o da qualche altro bacino che dovesse averne necessità. È un materiale assolutamente buono, non va buttato e soprattutto, secondo me, se mi permettete una battuta, è meglio darlo da mangiare al nostro digestore che non alle pantegane. L'anno in corso potrebbe essere ricordato come quello della svolta per la gestione dei rifiuti del bellunese, e si guarda avanti alla creazione della piattaforma per la gestione tutta provinciale della raccolta di vetro, plastica, lattine. Un buon risultato per la provincia. L'intervento per la nostra provincia e anche per la regione Veneto è molto importante, perché siamo i primi a partire, i primi a riuscire a produrre dell'energia naturalmente del prodotto di scarto, che adesso non sarà più un prodotto di scarto ma diventerà un prodotto per cui ci si potrà ricavare delle interessanti soluzioni. Le pecore brucano l'erba cresciuta con il compost prodotto a Maserot, la prova sul posto che il rifiuto, se ben gestito e differenziato, non danneggia l'ambiente. La provincia di Belluno ha dimostrato in questi anni di essere all'avanguardia in questo senso, e i cittadini, io li devo anche ringraziare, perché i nostri cittadini hanno sempre fatto il loro dovere.